Per corrispondenza estere abbiamo in collegamento Gilbert Dawede. Ciao Gilbert. Ciao Giancarlo, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo del fenomeno che è apparso di recente, è la cancel culture, che sarebbe dire, è un termine inglese che vuol dire la cultura della cancellazione o dell'eliminazione. Allora, questo fenomeno è apparso nella campagna dei democratici anti-Trump, ma in realtà è da tempo che dura. Ma qual è stato lo spunto, tanto per dare ai nostri ascoltatori il quadro dello spunto che ci ha dato questo pretesto, diciamo, di parlare di questa cancel culture? Il fatto che la settimana scorsa un'attrice bianca, che si chiama Gina Carano, è stata licenziata da Lucasfilm e da Walt Disney. Praticamente questa attrice, che è una campionessa di MMA, di arti marziali, dunque una vera che ha fatto veramente dei combattimenti, aveva un carattere che si chiamava Cara Dune nella serie televisiva di Mandalorian, che è delle guerre stellari, e ha avuto molto successo. E dunque questa attrice ha rifiutato su Twitter mesi fa di definire la sua sessualità, il suo genere, perché ormai negli Stati Uniti, specialmente su Twitter, che è controllato, diciamo, dalla sinistra femminista americana, ormai uno non può dire sono una female o un male, che vuol dire maschio o femmina, deve dire cis-male, deve definire la sua sessualità. Lei ha rifiutato e dunque da mesi hanno fatto campagna per cancellarla o rimpiazzarla con qualcuno che è della del, 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 che è nella cultura gay e femminista o nella cancel society. Dunque, hanno preso come pretesto, dopo mesi di campagna contro di lei, il suo ultimo Twitter della settimana scorsa, appunto, dove ha osato dire che i nazisti, lo metto nel contesto del suo Twitter, hanno, per poter reprimere gli ebrei, hanno fatto un modo che i loro vicini di casa agli ebrei li odiassero. Ed è questo quello che sta facendo la sinistra in America contro la gente di destra, o i conservatori, praticamente contro i sostenitori di Trump. Questo gli ha voluto la cancellazione immediata o l'incensamento immediato che Walt Disney e Lucasfilm non hanno neanche avuto la decenza di mandarglielo direttamente prima o di informarla prima, lo hanno fatto tramite Twitter. Dunque, praticamente questa cultura del cancel society è praticamente una continuazione del femminismo militante degli anni 70. Non il femminismo che tutti noi accettiamo, che per esempio una donna a pari lavoro ha un pari stipendio. Questo è ovvio, non è in discussione. Io sto parlando di questo femminismo degli anni 70, che a Roma, quando occupavano il palazzo a via del Governo Vecchio, osava dire che il pugno chiuso del comunismo o la motocicletta erano dei simboli fallici. Questo femminismo fondamentalista e militante che si è nascosto dietro la cultura gay o LGBT continua il suo attacco contro la società. E come noi sappiamo che a Hollywood e ai fumetti americani la cultura americana è a senso unico, diciamo che va dagli Stati Uniti verso di noi, è un flusso unico, non ha doppio senso, la cultura americana in Italia generalmente, i metodi della cultura americana arrivano un po' in ritardo in Italia a causa dell'inglese, la traduzione dall'inglese dei telefilm o dei film in italiano. E Ma meno rispetto agli male. Stati... Scusa? E meno male. Sì, però attenzione, si sta accelerando con Netflix e con le tecnologie moderne, come Certo. ben sappiamo. Però c'è sempre questo ritardo. Allora noi siamo in ritardo nel senso che noi crediamo che ormai questa cultura della cancel society è per la discussione dell'uomo bianco. Invece non è solo l'uomo bianco, è l'uomo tout court, di qualsiasi colore siano. E questa settimana l'ha pure dimostrato anche le donne che non si adeguano a questa cultura.
alla cultura femminista, dove uno non può pensare altrimenti. È quello che noi anni fa chiamavamo il politicamente corretto, che si è imballato e impazzito. Questo fenomeno è stato utilizzato, dunque, come dicevo, all'epoca della campagna contro Trump, che si è definito con, che si è visto con la distruzione delle statue degli Stati Uniti per ringraziarla con dei militanti della cultura femminista o della cultura gay. Ed è un fenomeno così massiccio, di una minoranza ma così attiva, che adesso anche le società americane si stanno adeguando, o le multinazionali americane si stanno adeguando a questa cultura. E in Europa lo vediamo nella cultura inclusiva, nella scrittura inclusiva, o alle università, e queste campagne stanno cominciando. Dunque è molto pericoloso, dobbiamo resistere e definire chiaramente un discorso alternativo a questa cultura, chiaramente non guardando del passato, che ormai non è più possibile, ma dobbiamo poter definire una nuova, o adeguare una risposta che sia valida contro questa cultura fondamentalista e totalitaria. Assolutamente d'accordo, direi che anche il lessico e i concetti vanno aggiornati. Sicuramente non bisogna nemmeno cadere nell'esatto opposto, cioè prestare il fianco con affermazioni ovviamente fuori tempo e ridicole, che poi non fanno altro che rinfocolare l'altrettanta ridicola versione della cultura di cui parlavi. Tra l'altro, Giancarlo, per essere chiari, perché non so se è arrivata questa serie televisiva in Italia, ma sta sicuramente su Prime. Di Amazon, c'è una serie di televisiva di streghe di Salem, patriota americana, dunque non è solo la sinistra, dove le donne sono solo le attrici, diciamo, gli attori principali, i creatori principali sono solo donne, e l'uomo fa la figura di quello che era la donna negli anni 50, dunque è sparito completamente l'uomo anche dalle serie televisive, diciamo, patriottiche. Ma che sia bianco o nero, dunque sia ben chiaro, l'obiettivo non è il colore della pelle, ma l'uomo tu cuore. Sì, ma questo si può rinvenire anche nelle semplici pubblicità che capita di vedere tra un programma e l'altro, cioè l'uomo viene dipinto nel migliore dei casi, nell'ambito della famiglia, come un idiota, un ebete che ride, mentre la donna prende tutte le decisioni, i bambini lo guardano con un misto di commiserazione e, come dire, di indifferenza, e quindi basterebbe quello per capire, insomma, qual è il trend culturale che vuole l'annichilimento dell'uomo tout court, insomma. Esatto, e questo fenomeno si sta accelerando, si vede dagli anni, dal 2010 più o meno, chiaramente con la progressione della penetrazione di internet, ma anche del telefonino e di queste tecnologie. Dunque più aumenta la tecnologia, più delle telecomunicazioni, più si accelera questo fenomeno, perché la cultura è senso unico. Bisogna ricordarsi che per gli americani, per loro la cultura, quando vanno a scoprire una cultura straniera, e dicono in inglese, let's go and eat Italian, andiamo a mangiare italiano. Certo. Per loro la cultura, quando vanno al ristorante italiano, libanese, francese, e si ferma lì, perché il resto della cultura è il fenomeno al senso unico, è la loro cultura, il loro modo di vedere che domina sul mondo intero. Vabbè, chiamarla cultura poi è anche fargli un complimento, ma comunque va bene così, insomma. Sì, tanto per utilizzare un termine. Francamente non riesco a vederne grandi tracce, vabbè, comunque ognuno è contento com'è, insomma, per carità, massimo rispetto per tutti, però insomma, fra la cultura europea e la loro c'è un abisso incolmabile. Va bene, assolutamente. Io ti ringrazio per questo contributo e ci vediamo appuntamento settimana prossima. Alla settimana prossima, buonasera a tutti. Ciao ciao. Tra poco ti faccio vedere